Una mattina mi son svegliato. È ormai una tradizione, perché Costa Pelata è uno degli avvenimenti che fanno parte di quel calendario della memoria civile del nostro Trepò. E ho trovato l'invasore, o partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire lassù in montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un.
pianto dei nostri caduti per la libertà, di coloro che partigiani non sono caduti. Nel nome del ricordo dei caduti che voglio ringraziare e salutare gli accordi ci sono sulla guerra e sui soci, non cambiare. Però siamo dentro un dibattito politico-logico che vuole magari aggiustare, adeguare, cambiare la nostra Costituzione, ma anche del rispetto sul quale è stato costruito il progresso, costruito il paese. Non sono convinto perché non ci debbano poter stare dentro questo dibattito. Oggi l'ideale è l'impegno di allargare il potenziale e soprattutto salvaguardare il tenore e il colore della democrazia in generale, della resistenza. Ma mi pare che non ci debba, non possa non esserci spazio perché i valori della nostra resistenza ci guidino anche nel valutare oggi i tragici fatti nuovi. E la vicenda politica internazionale, come sappiamo tutti, ci squaderna davanti agli occhi giorno dopo giorno. L'Unione Europea ha bisogno della globalizzazione, però ha bisogno della pace. Bene, riprendendo, ho finito, la grande ispirazione che ci viene da Ventotene, dalla storia, noi siamo quelli che continuano a pensare giorno dopo giorno agli Stati Uniti d'Europa. E prevedo il pensiero di chi da quel confino, nella più pubblica delle notti, nel pieno di una guerra antifascista, ebbe la forza di immaginare una comunità politica, una comunità libera, una comunità culturale, civile e sociale, appunto gli Stati Uniti d'Europa. Ecco il significato di chi siamo noi. Quando si parla di Ventotene non si parla solo di un'isola, semplicemente, non si parla semplicemente del passato, ma si parla di uno stato della mente, prima ancora di un'espressione politica e culturale. Bene, credo che ho finito, possiamo cogliere nella commemorazione odierna, e ringrazio ancora tutti, ringrazio tutti i sindaci di Pinerolo, di Montebello, di Taleto, la Provenza, tutti voi. Credo che possiamo cogliere nella commemorazione odierna, lascio la parola al vicepresidente dell'ANPI, onorando la memoria dei caduti per la libertà. Grazie ancora a tutti per venire. Grazie, signor Sindaco. Cordiale saluto alle rappresentanze istituzionali del settore locale, alle associazioni, alle delegazioni della sezione ANPI che sono presenti, tra l'altro qui rappresentata anche dal presidente Santino Marchisello, dal vicepresidente Samantha Vinci, e ovviamente a tutti voi presenti. Permettetemi, tra l'altro, un saluto particolare a Cristina Mattei, la moglie di Marcello, che è nipote del partigiano Vento, cui noi campeggia sul ciclo La Costa, nel quale abbiamo reso omaggio in precedenza. Settantanove anni ci separano da quelle giornate di marzo che ricordiamo oggi, pagine del calendario della memoria civile che segna la storia della nostra provincia e di quelle vicine, suicidi e battaglie, in particolare San Damiano, Cerreto di Zerba, Montofreno, Berretto, Cinadella, Mandolupoligo, della Roma, Sogrotto, Bordaione. Sono appuntamenti mantenuti grazie all'impegno e alla costanza di quanti ci hanno preceduto, i nostri partigiani in primo luogo, e poi l'ANPI e le amministrazioni locali. Il tempo trascorso, l'enorme distanza che ci separa da quel periodo storico, che spesso, non solo per i giovani, diventa qualcosa di non percepibile, non può ridurre la nostra presenza odierna di fatto puramente celebrativo, staccato dal nostro presente. Il 2024 è il secondo degli ottantesimi di quel triennio decisivo della nostra storia nazionale, 1943, 1944 e 1945.
nei quali dopo l'8 settembre si sviluppa e organizza la resistenza, nelle sue forme di lotta armata, in montagna, in pianura, nelle città e nell'azione non violenta, disarmata e civile, fatta di solidarietà attiva, ed in questo le popolazioni delle nostre zone hanno avuto un ruolo fondamentale, di disobbedienza, di aiuto e sostegno, di boicottaggio, nei quali il ruolo delle donne è stato insostituibile. Quest'anno richiama anche l'80esimo dei due tragici rastrellamenti, quello estivo dell'agosto 44 e quello invernale del novembre 44 e gennaio 45, oltre alla nascita della zona libera di marzo. Fasi cruciali di una lotta drammatica, passionale, per usare l'aggettivo scelto dalla storica Chiara Colombini per descrivere la lotta partigiana, che evidenzia come, indipendentemente dalle idee con le quali si esce, la resistenza in quel suo percorso così difficile, in cui si rischia di morire per poter vivere, si mettono da parte gli affetti per poterli godere, si aspira all'uguaglianza ma si deve venire a patti con la gerarchia, è un insegnamento indelebile e perché chi la vive scopre il prezzo, i limiti e la realtà entusiasmante della propria autonomia e insieme sperimenta il senso dell'agire e del protagonismo collettivo. In una parola, apprende il significato della libertà e della politica come mezzo per costruirla, impara i fondamenti per la democrazia. Costa Pelata è l'ultimo scontro di notevoli dimensioni che si sviluppa di fronte a un rastrellamento progettato dai comandi della Brigata Nera di Pavia e del Sangre, con l'impegno di alcune centinaia di brigatisti neri della famiglia Sicarai, con altre formazioni repubblichine, compreso un gruppo di Fiamme Bianche, adolescenti mandati allo sbaraglio, armati nella braccia e disarmati nelle coscienze secondo lo storico Antonio Giuseppe, oltre alle parti tedesche con l'aggiunta di militari probabilmente della divisione Turkestan, che poi vengono indicati nei documenti come gli imponici. Partono l'11 marzo da tre direzioni d'attacco, da Broni verso Valle Scompasso, da Godiasco verso Valle Diverso e da Varzi per la zona di Pietragadina. Analoga puntata è effettuata nel Tortonesi, in Valcorone 2, sempre per la Brigata Nera di Sant'Enno. La prima direttrice investe i partigiani della Tonia e della Valladore che rispondono all'attacco guidato dal colonnello Fiorentini della Sicarai, che ha apprezzato la corriera e l'arco blindato. Come nei mesi precedenti, ricorrono scene di distruzione, razzia e violenza. A Bosco di Monte Carlo viene ucciso una bambina di 12 anni, Giuseppina Cocchi. A Casone sono fucilati due contadini, Carlo Pisani, 54 anni, e Pietro Maini, 42, accusati di aiuto ai partigiani. Lungo il percorso, la corte fascista, che si fa scudo di un ostaggio, cattura il partigiano della Togni, Renato Moretti, di 21 anni, che verrà fucilato per la Versaglia il 14 marzo a Cigognola, per scelte precise di Fiorentini, che rifiuta ogni possibilità di scambio di prigionieri. La reazione dei partigiani, sostenuti ancora una volta attivamente dalla popolazione, blocca l'attacco e cattura il corriere l'autorità lo spingendo i fascisti. Resta nella memoria delle nuove storie per il futuro, che è futuro di battaglia, fino a quando i fascisti e nazisti non saranno definitivamente annientati, che sarà futuro di lotta ricostruttiva, poi, quando l'Italia, sul segno del lavoro e della democrazia, risorgerà dalle rovine per opera del popolo italiano. Così l'articolo intitolato La grande vittoria, pubblicato sul Garibaldino, giornale del settore operativo oltre Po Bavese, il 12 marzo del 45. C'è anche un ulteriore, ci sono ulteriori righe nel numero successivo del 29 marzo, che vi leggo perché mi hanno curiosito. Nel descrivere la battaglia, questo numero successivo del Garibaldino dice: sintomo preciso della velocità delle fughe nemiche in questo giorno è il fatto che il bastone da passeggio di Fiorentini è rimasto in nostre mani. Per qualche ora anche il vecchio Fiorostituzione, figlia della lotta antifascista del 25 aprile, così si è espresso lo scorso anno il Presidente della Repubblica Mattarella a Cuneo nell'anniversario della liberazione. Sembra un'affermazione scontata, ma non è così, viste le proposte di modifica, per meglio dire di stravolgimento costituzionale, che sono davanti a noi. Il disegno di legge sull'autonomia regionale differenziata, già approvato al Senato, e il disegno di legge sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inizia la procedura al Senato con un testo confuso e contraddittorio, secondo moltissimi costituzionalisti. L'ampia da tempo espresso, penso che lo sappiate, attraverso i suoi organismi dirigenti e le diverse iniziative pubbliche, la propria contrarietà ad ambedue i disegni di legge, che, senza giri di parole, puntano a cambiare la Costituzione nata dalla resistenza antifascista per disegnare un paese diviso, più diseguale, più autoritario, con Parlamento e Presidenza della Repubblica svuotati di funzioni, con delega ad un capo, e l'esatto contrario del progetto costituzionale della Costituzione di un popolo consapevole ed emancipato. Di qui la nostra scelta, coerente con l'atteggiamento espresso anche di fronte ai due precedenti tentativi, promossi da forze diverse e bocciati nel referendum del 2006 e 2016.
In realtà mai come oggi, di fronte alla crisi sociale, economica e democratica che stiamo vivendo, è necessario ripartire dai principi e dalla piena attuazione del modello di democrazia plurale, conflittuale, solidale e partecipante espresso nella nostra Costituzione. Si dovrebbe piuttosto ragionare di riforme che, coerentemente con gli articoli 1 e 3 della Costituzione, rafforzino il ruolo e il potere del Parlamento e diano ai cittadini la possibilità di scegliere non un capo, uomo o donna che sia, ma i propri rappresentanti attraverso una legge elettorale di tipo proporzionale. La Costituzione è di tutti e non può essere cambiata a colpi di maggioranza. Per questo è necessario l'impegno comune di quanti si riconoscono ancora nella Costituzione del 1948, perché il prossimo anno, l'80° della Liberazione, non coincida con lo stravolgimento definitivo della nostra Carta nata da quella stagione. Grazie. Ho l'onore, a nome della sezione Ampi di Casteggio e dell'Ampi provinciale, di consegnare l'attestato di benemerenza in memoria all'internato militare italiano Ampi I, per il contributo prestato. I fratelli Lanfranchi furono catturati dalla Sicherheit nel luglio del 1944, furono la prima prigione fu il castello dello Sforzerzo di Voghera, poi furono portati a Milano e poi nel tentativo di trasferirli nei campi di concentramento riuscirono a fuggire in modo rocambolesco, diciamo. Non durò molto la loro fuga perché dopo l'8 settembre furono di nuovo arrestati e furono internati al campo di concentramento di Wolzer-Dobbers. No, parlando di Stoppers, abbiamo fatto il primo momento.